Bene, miei cari amici, un saluto generale. Siamo qui in compagnia dell'assessore alla pubblica istruzione e alla cultura, dottor Giovanni Leggio. Siamo esattamente nella terrazza sul mare, da dove si vede pure il mare e la spiaggia del paese. Allora, cominciamo con una breve dichiarazione da parte tua, Gianni. Ma non è che io devo fare una dichiarazione, soltanto praticamente per un po' chiarire, definire come sono andate le cose su questo discorso della pulizia della spiaggia, visto che tu me lo chiedevi. Effettivamente noi avevamo già inserito in bilancio le somme per intervenire, circa 25.000 euro. Poi ci siamo stati convocati dalla Regione Calabria, dal Dipartimento Ambiente a Catanzaro, che ha proposto, ha deciso di intervenire lui per il tratto di costa che va da Bianco a Boa Marina, e ha fatto il sopralluogo. Il primo sopralluogo aveva evidenziato come criticità di questo lungomare soltanto un cumulo di legna che erano state raccolte dall'esercito subito dopo l'alluvione. Nel secondo, vedete, invece, sopralluogo, siamo riusciti a partecipare allo stesso sia io che il professore Zappia, e abbiamo rappresentato le criticità effettive in cui versava, diciamo, la spiaggia, portandoli un po' a vedere i danni che c'erano stati fatti anche nelle zone più lontane, quella del Pantano e quella praticamente dopo l'Atalia. E da lì, diciamo, se prima c'erano stati destinati una somma irrisoria, riteniamo 10.000 euro, dopo questo praticamente secondo la registrazione, seconda registrazione, siamo riusciti a ottenere una somma di 30.000 euro, con la quale siamo intervenuti poi successivamente al decreto praticamente regionale che ci è stato dato. Quindi ecco, la nostra partecipazione, la partecipazione sia mia che di Zappi, in questo caso ha portato alle casse comunali un aumento di 20.000 euro per la pulizia della spiaggia, e il risultato, diciamo, è quello che vedete tutti, perché purtroppo, diciamo, la spesa per la pulizia c'era, vista la situazione che qui versava dopo l'alluvione. Subito siamo riusciti a contattare una ditta di fiducia, che è la ditta Rodi di Gerace, quella che ci cura praticamente le palme, e la stessa ditta, che è una ditta effettivamente efficiente, è riuscita a pulire la spiaggia forse una settimana, perché parliamo praticamente dal 26 di maggio, e dal 26 di maggio è riuscita a fare un grande lavoro, tenuto conto che la nostra spiaggia ha un vincolo temporale per la pulizia, che è quello del 31 di maggio di ogni anno, cioè dopo il 31 maggio di ogni anno non è possibile entrare con mezzi pesanti, perché c'è il vincolo dovuto alla possibile nidificazione delle tartarughe caretta caretta. Ecco, quindi dal 26 al 31 sono riusciti a fare tutto questo lavoro nella zona che poi, insomma, più ampia possibile la spiaggia. Adesso si deve intervenire nelle altre zone, ma per intervenire nelle altre zone ci vuole una deroga da parte della Capitaneria di Porto, che però si pensa, si è quasi sicuro che ci sarà, e l'attività dei mezzi pesanti sulla spiaggia, in questo caso, sarà coadiuvata dai volontari del Tartar Care, che anticiperanno i lavori dei mezzi pesanti della ditta, andando a perlustrare la spiaggia e verificare che non siano presenti dei nidi di tartarughe caretta caretta, e subito dopo questa verifica daranno l'ok per la pulizia della zona, di quella zona interessata che hanno perlustrato. Si lavorerà, si continuerà a lavorare così, giorno per giorno, cioè giorno per giorno i volontari faranno la perlustrazione e daranno l'ok per l'intervento dei mezzi pesanti, una volta constatato che non ci sono nidi di tartarughe caretta caretta.
Quindi alla fine si presume, e senza possibili inconvenienti, che i lavori saranno ultimati molto probabilmente verso la fine del mese di giugno e comprenderanno appunto il territorio che va da, il litorale che va da, da Galati a più o meno a Pantano Grande. Prenderà il territorio comunale che non è stato interessato finora alla polizia, e tutto questo però è da essere e da considerare, potrà avvenire soltanto dopo la deroga che la Cordiere de Porto dovrà dare non solo a questo comune ma anche a tutti gli altri comuni che sono in ritardo nella pulizia della spiaggia, perché forse questo è il comune che è più avanti di tutti gli altri nella pulizia. No, io chiedo questo perché ormai l'estate è alle porte, quindi si può dire che ai primi di luglio, anzi già ci sono i primi turisti in giro. Noi, ripeto, avevamo inserito, e anche nei tempi eravamo intenzionati ad anticipare la polizia, avevamo inserito dei soldi in bilancio, proprio facendo dei sacrifici ognuno nel proprio capitolo, come io, come gli altri, cioè avevamo destinato soldi che devono essere destinati ad altro, proprio alla polizia della spiaggia, per evitare che rimanesse in quella maniera, perché avevamo paura che la regione non intervenisse. Allora avevamo cercato di anticipare la regione e quindi di intervenire noi, poi è intervenuta la regione e questo ci ha fatto immensamente piacere. Però è chiaro che l'intervento deve interessare tutto il territorio, però in questo caso è subordinato, mentre finora si è potuto lavorare senza alcuna deroga in maniera tranquilla, adesso gli interventi, visto il vincolo che ho detto prima, sono subordinati all'autorizzazione e alla deroga che la Capitaneria di Porto deve dare al comune, ma ripeto, ai comuni, perché forse questo è quello che ha, diciamo, più avanti nei lavori di pulizia della spiaggia rispetto a tutti gli altri, perché non è soltanto il comune di Brancaleone ad aver chiesto la deroga, ma sono tutti i comuni, da Bianco a Bova. E ripeto, questo è il comune che è più avanti rispetto agli altri nella pulizia della spiaggia. Sì, chiaramente una spiaggia pulita e bella deve avere anche un mare pulito e bello. E per quello che concerne i depuratori, a che punto siete? Ma noi abbiamo un depuratore, un vecchio depuratore, che è efficiente e funzionante al momento. È chiaro che intanto bisogna fare un discorso diverso e secondo me fa un discorso globale che non riguarda solo il depuratore del comune del Brancalone, ma riguarda il depuratore dei comuni del litorale in generale, perché forse, non so, ma forse sono il depuratore di altri comuni che non funziona molto bene, non tanto quello di Brancaleone. Però devo dire che il nostro in questo momento è messo in efficienza, quindi funzionante. Devo dire anche che lo stesso depuratore è, diciamo, sottodimensionato, nel senso che funziona a pieno regime alla perfezione quando non c'è un numero di presenze turistiche elevate, cioè è tarato, possiamo dire, per le presenze dei cittadini normali, quindi per 4.000 abitanti, invece va in sofferenza d'estate quando ad agosto, luglio-agosto, qui non si diventa praticamente 7.000-8.000, allora è sottodimensionato, va in sofferenza e può creare qualche problema. Quindi per questo sarebbe opportuno che si potesse mettere in funzione fiducioso in questo il secondo depuratore, quello più grande. Il problema al momento quindi non è quello del depuratore, ma secondo me al momento il problema più grave che c'è è sono i guasti che sono nella condotta fognaria derivanti proprio dall'alluvione che c'è stata. L'alluvione ha provocato danni ingenti alla condotta, specie praticamente sotto il ponte di Palumbo, dal versante della Vivarina verso l'Altalia, dove si è portata tutto il ponte, e lì effettivamente veramente ci sono dei danni alla condotta fognaria rilevanti, che speriamo di risolvere con i contributi che la regione ci deve mandare,
e comunque si è già deciso di intervenire per ripristinare in ogni caso quella strada che è un'arteria importante, specie d'estate, quindi il comune con fondi propri ha deciso lì di intervenire per ripristinarla. Riguardo all'intervento della condotta fognaria, io credo che bisogna aspettare i contributi della regione perché diciamo l'importo dell'intervento non è di poco conto. Ok, in conclusione vuoi dire qualcosa ai turisti? Ai turisti che verranno a Brancaleone, perché dico solo che noi cerchiamo, ce la mettiamo tutta per rendere la loro vacanza più bella possibile, più tranquilla possibile, e quindi questo è quello che noi tentiamo di fare. Non sempre ci riusciamo, quest'anno credo che con questa spiaggia, con questa pulizia di spiaggia, saranno sicuramente più contenti e quindi passeranno delle giornate. Ma anche loro dovranno stare attenti un po' a non sporcarla questa spiaggia. Ma non i turisti, questo no, è un discorso di senso civico a cui dovremmo in qualche maniera tutti, che tutti dovremmo avere, questo senso civico dovrebbe essere di tutti, cittadini, turisti, e pensare che non solo la spiaggia, anche la via marina, anche altri posti. Questi, la spiaggia, la via marina, gli altri posti pubblici sono di tutti, non sono praticamente del comune. E per cui praticamente se si riesce a entrare in quest'ottica, nell'ottica che i beni comunali, la spiaggia, tutto quanto è del comune e di tutti, quindi bisogna preservarli, anche perché poi per intervenire ci vogliono soldi e si interviene con i soldi dei cittadini, sarebbe una cosa, un salto di qualità, un salto di cultura non indifferente. Quando arriviamo a raggiungere questo traguardo di cultura, di consapevolezza, penso che Brancaleone farà un passo avanti non indifferente. Ok, ti ringrazio, chiudiamo qua il nostro incontro per oggi e ci riascolteremo magari nei prossimi giorni. Ciao, grazie. Arrivederci.